Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove vi facciamo vedere, anzi una nuova puntata che di... quando ci scassate alla fine vi accontentiamo. Dov'è il video dell'H500M? Fate la recensione dell'H500M, ma ci fate... Sì, sì, infatti eccolo. Oggi facciamo la recensione dell'H500P. Quindi comunque non lo vedrete, sta lì solo di sfondo. No, non è vero. Allora, per la serie Case Abbraccio, oggi vi facciamo vedere finalmente, dopo le svariate richieste, perché ci sono state tante, sia sui commenti nei video, sia durante le dirette, che volevate vedere un po' più nel dettaglio questo modello di Case. Quindi vi facciamo vedere, l'abbiamo anche messo a fianco al suo fratellino, insomma al suo gemello più o meno similare, l'H500P in questione, perché magari possiamo andare a vedere direttamente se ci sono delle differenze concrete sostanziali tra i due modelli. A parte il prezzo, ricordiamo che l'H500M sul nostro sito lo trovate a circa 198 euro, mentre l'H500P è circa 158, quindi si passano una quarantina di euro. Che cosa sappiamo? Sappiamo ovviamente la linea è la stessa, internamente andremo a vedere se sono uguali o meno, andremo a vedere le varie differenze. Le due cose che ovviamente sapete che ci saltano poi all'occhio è il doppio tipo di frontale per l'H500M, ce lo danno sia così sia con possibilità di averlo trasparente già nella confezione, e il fatto delle ventole, perché queste ventole qui sono addressable, mentre queste no. Beh, la differenza sostanziale del prezzo, al di là delle due ventole addressable, come ci piace addressable, no, che vuol dire addressable? Ve lo faremo vedere visivamente, facciamo prima, è un, lo spiego per chi magari non lo sa, l'addressable è un tipo di RGB diciamo più evoluto che è uscito dopo l'RGB. RGB vuol dire che la ventola può fare tutti i diversi colori, e con l'addressable possiamo avere tutti i colori all'interno dello stesso effetto, quindi possiamo avere la ventola che magari è una parte blu, una parte rossa, una parte verde, e questo tipo di colore può essere cangiante mentre la ventola fa il suo effetto, mentre invece con l'RGB è semplicemente di un colore. Diciamo che l'addressable ha reso l'RGB obsoleto nel giro di un nanosecondo, cioè ormai tu se li vedi vicini, fino a poco fa dicevi, avresti detto che questo è il top del top, adesso quando li vedrai vicini accesi tutti e due direi ammazza il sosserio. No, sosseria no, perché sarà il sogno ancora di molti, però comunque sì. Allora, la differenza sostanziale poi sì, come diceva Fabio, è il frontale che è switchabile, ci danno anche una paratia, una fettuccia davanti in vero temperato e fettuccia. Una fettuccia, perché è una striscetta come vedete nel frontale, e ha anche il vero temperato nella parte nascosta, cosa che invece l'H500P non ha, perché ha la lamiera. Te droghi? Non ce l'ha, quello è l'M500 che c'ha il vetro dall'altra parte. Non è de vetro. Ah, è de vetro. Ah, sorry. Quindi, vabbè, non me lo ricordavo. Dopo che abbiamo visto l'estetica, l'esterno del case, andiamo anche a vedere l'interno e tutti i dettagli, così lo potete apprezzare nel suo totale. Nel suo totale. Bello, mi piaceva. Cambia. Cambia il numero di iscritti, ma il risultato non cambia. Ma quello no. Vetro temperato o temperello. Ricordiamo che questi tipi di paratie sono, come vedete, hanno solo una vite di fissaggio, quindi sono intelaiate nell'alluminio e hanno una struttura, vi faccio vedere l'interno, hanno una struttura che le rende un po' più pratiche, proprio paratia, non soltanto il vetro, quindi è più maneggevole anche il sotto. È una paratia che la rende un po' paratia, non soltanto il vetro. Benissimo, cioè, è proprio quello che volevo dire. Allora, come vedete qui sotto ha questa lamiera che ci consente di fissarlo più facilmente, cioè con meno paura. Allora, il frontale, come dicevamo, ha questa griglia che si può rimuovere, e andiamo a sganciare il front, è un po' come si sgancia facilmente, anche dall'altro lato. Tra l'altro non ci arrivo se non tolgo la paratia dall'altra parte. Tutto ormai ben nascosto. Troviamo questa cover che è in plastica, che serve per coprire il backplate della scheda madre. Questa è a incastro, non ha viti, non ha niente. Si incastra pure bene, devo dire. Questa qui la possiamo sganciare e rimuovere quando dobbiamo andare a montare il backplate per la scheda madre. Quindi questa qui la rimettiamo dopo per un discorso estetico. Poi abbiamo questa cover per l'alimentatore, troviamo un controller che serve appunto per le ventole frontali, e come vedete H500M ARGB, troviamo qui,
va alimentato con presa SATA e ha anche l'attacco per delle altre ventole ARGB, perché in, out 2, out 1 e out 2, quindi possiamo controllarci anche altre ventole. Normalmente questo tasto qui, reset, che vediamo qui, reset switch, fa parte del frontale del case, del top del case, dove ci sono i vari pulsanti che dopo andremo a vedere, che ci consente di regolare le ventole. Sì, che cos'è successo? Hanno praticamente, mentre intanto che tu apri anche quest'altra parte, vai, vi posso dire che questo è un sistema che stanno utilizzando di recente un po' tutti, cioè trasformare il tasto del reset nel tasto che in realtà ci gestisce l'RGB se non vogliamo farlo tramite software. Esatto. Questa qui è la paratia che conosciamo tutti, che serve per coprire le magagne, quindi comunque per coprire i cavi che passano dietro. La possiamo togliere, è di alluminio, la possiamo andare a rimuovere e qui possiamo far passare tutti i cavi. Come vediamo abbiamo anche delle fessure che servono per fissare delle eventuali vaschette per raffreddamento al liquido, perché comunque questo case ha una misura che si presta molto bene per tutto questo. Troviamo, a parte la matassa di cavi, anche il cestello, questo qui per i dischi meccanici, che vi posso dire che è removibile, perché vedo una vite che spunta. I gommini per far passare i cavi, parecchi occhielli, come li vogliamo chiamare, per fissare le fascette, per far camminare bene, appunto, per fare un ottimo cable management, predisposto per due dischi da 2,5 pollici, quindi presumibilmente per due SSD. Possiamo girare la parte frontale, appunto, di questo pannello. Come vedete è fatta in scocca e nido d'ape, quindi comunque molto traspirante. Per un discorso estetico la possiamo andare a sostituire con quella in vetro temperato, sì, siete... pur mantenendo però i fori, guardate quanto sono generosi, cioè sì. Veramente un sacco di aria che può entrare dalla parte laterale, non parliamo di fessurine, parliamo veramente di... no, ci sono, guardate ragazzi lo spessore quant'è. Quanto è bombato in avanti, quanto è gonfio, che ci consente appunto di prendere l'aria dai laterali qualora noi andiamo a tappare il frontale. Le due ventole RGB da 20 sono due, quindi comunque sono molto comode, molto pratiche, perché immettono all'interno del case tantissima aria pur facendo poco rumore. Cosa troviamo? A parte questi due pannelli nella parte inferiore che possono essere rimossi, e io direi anche rimuoviamoli visto che ci siamo. Ci sono le viti che hanno lasciato la forma del logo, ma non c'è il logo. Non c'è il logo, questa cosa l'abbiamo già notata, perché questo case lo abbiamo assemblato in una diretta poco tempo fa. Cosa interessante ragazzi, vi posso dire delle piccole chicche. Questa parte qui può essere rimossa qualora noi andiamo a mettere un radiatore davanti. Però vedi che bello, vedete, se non la rimuoviamo comunque ce l'abbiamo chiuso, perché è brutto vedere il buco se non c'è il radiatore. Esatto, è un tappo incastrato, come vedete si slida da queste linguette e si può rimuovere. Quindi quando andiamo poi a rimetterlo, se qui abbiamo un radiatore, qui può scendere tranquillamente perché andiamo a creare lo spazio. Uno slot, questo qui non è per un disco da 2,5, come vedete bene da questi angoli ci fa capire che questa è una predisposizione per la base di una vaschetta o pompa. Come vedete ha questa struttura quadrata, penso che si possa utilizzare, visto le varie fessure, anche per un disco da 2,5, però dal momento che non ha le fessure per i cavi che vanno a nascondersi, questo nasce proprio per far mantenere in piedi una torretta. Tolta questa parte, vediamo che c'è il cestello, vediamo che c'è la vite, vediamo che è removibile naturalmente. Queste qui sono comodissime, come vedete. Queste ne abbiamo parlato più volte. Sì, queste sì. Anche questa paratia qui, anche questa cover, è removibile per discorso dell'alimentatore. Non è necessaria per forza rimuoverla per montare l'alimentatore, perché si fissa dal retro, quindi si infila direttamente da dietro l'alimentatore. Per rimuovere questa abbiamo notato adesso che va smontato per forza il cestello, perché la vicinanza non consente, vista anche l'inclinazione della lamiera, di uscire comodamente. Però comunque sappiate che anche questa... Ma perché lo devi alleggerire per forza? Si toglie quello che si può togliere qui, già il vetro pesa, dobbiamo andare a alleggerire da altre parti, capisci? Capisci? Poi, cosa notiamo? Notiamo che ci offre un VGA holder gommato, VGA holder, sì, quindi... Notare poi anche qua, piccola cosa, non sono tutti uguali ragazzi, questo è in metallo, e ha solo questa parte gommata, tanti case ce l'hanno in plastica. Sì, si stanno evolvendo anche sullo studio del VGA holder, inizialmente era un pezzettino di plastica, adesso li fanno sempre migliori, ecco anche gommato, la parte in lamiera, si può appunto direzionare
in verticale in base all'altezza della scheda video. Scheda video che può essere montata come nell'H500P anche in verticale tramite l'apposita fettuccia PCI Express che non ci viene fornita in dotazione, però è possibile acquistarla separatamente al costo di circa 30 euro. Ci offrono tanti slot da 2,5, oltre al il cassettino per i dischi che può essere utilizzato comodamente anche per dischi da 2,5 pollici, oltre a quelli da 3,5, vediamo che abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 alloggiamenti per dischi da 2,5, quindi sì, possibile SSD. Diciamo che non credo che nessuno utilizzi oggi 6 dischi SSD, però vi posso dire che sicuramente questo è stato fatto per un motivo estetico, perché magari c'è chi preferisce averli sotto in bella vista, chi preferisce averli lateralmente, però alla fine così siamo tutti contenti. Esatto. Questo case supporta anche comodamente l'extended ATX, perché come vediamo in una situazione normale una scheda madre arriva fino a questo punto. Possiamo vedere che qui ha anche un foro con una E che ci indica appunto la versione extended, che va leggermente a coprire la gomma del passaggio dei cavi, che poi può passare anche qui dietro, dietro a questa lamiera, che ricordo anche questa è removibile. Sì, c'è la vitella. Sì, sì, anche questa è removibile. È studiato bene anche per un discorso di passaggio di cavi, come vediamo dalle fessure che ci sono qui nel frontale. Qui qualora andiamo a mettere il disco magari da 2,5 possiamo far passare i cavi dietro, quindi comunque è molto pratica come cosa. E non dobbiamo aver paura neanche nella parte superiore, visto che ci sono le fessure per far entrare i cavi, generalmente sono quelli delle ventole CPU fan e quello per l'alimentazione della CPU direttamente dall'alto, dopo aver fissato la scheda madre che arriva a questo punto. Quindi qui abbiamo tanto spazio di manovra. Il discorso radiatori nella parte superiore direi che potete fare come vi pare. Allora, nella parte superiore qui c'è un trick, cioè generalmente si monta il radiatore, come vedete non c'è tantissimissimo spazio, ok? Però la cosa buona qual è? Che la ventola si monta sopra la lamiera. Nella parte superiore c'è tanto spazio tra la lamiera e il plexiglass. Come vediamo c'è tanto spazio sia per il passaggio dell'aria, ma sia anche per ospitare le ventole. Qui possiamo mettere le ventole qui, il radiatore all'interno, le possiamo mettere in estrazione, ripoggiare questo. Noi possiamo vedere, ammirare dalla trasparenza del plexiglass superiore la bellezza estetica. Anche la parte superiore, come vedete, è smontabile e ci sarebbe una doppia opzione, cioè si potrebbero montare le ventole sotto con il radiatore sopra o viceversa. L'unico problema è che montando il radiatore sopra poi dovremmo andare a fare una piccola modifica, perché il passaggio dei cavi, parlo ovviamente poi sempre di ovviamente raffreddamento a liquidi custom, altrimenti c'è un modo solo per montarli, avremmo poi il problema di far passare i tubi, quindi dovremmo poi andare a tagliare un pezzettino del case. Questa cosa non è stata, diciamo, predisposta, ma è una piccolissima modifica che si potrebbe tranquillamente fare. Qualora invece voi avesse un raffreddamento a liquido anche da 360 mm, potreste montarlo, e questo vi posso dire è uno dei pochissimi modelli che vi consente di fare questo, anche sul top. Di solito il 360 si monta solo sul front, invece qui direi che siamo messi abbastanza, insomma, attrezzati abbastanza bene, anche per la facilità, insomma, dello smontaggio, per arrivare comunque a lavorarci sopra. Vi faccio vedere la parte frontale poi di questo case, che comunque rimane con un plexiglass lucido, quindi è molto carino perché segue la linea dei bordi del top del, sì, case, come vedete. Poi, qui il bello di Cooler Master, ultimamente non so se l'hai notata questa cosa, i case nuovi hanno praticamente questo angolo tagliato a 45, sì, con lo stesso logo, sì, 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 stesse prese USB tutte nella stessa posizione, sono tutti molto simili, molto, sì, molto bello. Vediamo la novità che si trova solo su case di ultima generazione, è quella dell'USB Type-C, il 3.1, quindi comunque c'è la presa direttamente sul front del case, quindi anche on board direttamente su schede madre sempre di ultima generazione. 4 prese USB 3.0, pulsante di accensione, il pulsante del reset, questo molto piccolino che per non essere pigiato inavvertitamente, che in questo caso è settato, quindi attaccato al controllo delle ventole RGB. Il leddino molto delicato che ci segnala appunto il lavoro dell'hard disk. E le prese naturalmente quelle ricordiamo audio frontali. Ricordiamo a cosa serve quel pulsantino. Quello lì lo andrete a utilizzare solamente se andate a montare all'interno una scheda madre che non ha la presa per l'addressable RGB. In quel caso utilizzate il controller integrato nel case con gli effetti preimpostati e potete controllarlo tramite questo pulsante. Quindi come direbbe Stefano, anche se siete poveri e avete una scheda madre vecchia,
potete comunque avere l'addressable. Addressable RGB. Abbiamo detto tutto, manca solo l'ultima cosa, di una pentola posteriore, non a LED in questo caso, però ce ne dà la durazione insieme alle due frontali ARGB. Da 14, quindi comunque il retro del case può supportare pentole da 12 e da 14. Ok, adesso li state vedendo uno a fianco all'altro, quello che dicevo all'inizio, la differenza tra l'addressable e l'RGB classico, potete apprezzarlo tranquillamente da questa ancoratura, anche se ovviamente come sempre diciamo la camera non rende giustizia all'effetto estetico che si ha invece dal vivo, per quanto possa essere una telecamera buona, comunque non è mai come l'occhio umano. Però qui capite chiaramente quello di cui vi stavo parlando prima, cioè la possibilità di avere più colori all'interno dello stesso effetto. Invece qui lo cambia, come siamo abituati a fare, in maniera ciclica, come vedete cambia un automatico colore o ne fissiamo uno singolo, però la ventola, anche se RGB riesce a riprodurre tutte le colorazioni, le fa una per volta, lì invece notiamo la differenza. Ok, tra anche gli effetti ovviamente adesso ve ne facciamo vedere qualcuno. Voi lo vedete sparato molto sui colori chiari, molto bianco, in realtà fa rosso, verde, blu tutto insieme, viola, giallo, quindi è molto bello come tipo, cioè la base è bianca e poi ci girano intorno i colori. E poi comunque troviamo anche i più classici, fino a tornare, poi a parte tutto spento, fino a tornare all'RGB adesso come si intende al giorno d'oggi. Secondo me gli posso dare, per il prezzo che ha e per le cose che offre, io gli darei un bel 9, perché non posso dire 10. 9 e mezzo? Gli do un 9 e mezzo. Io invece ti do un 9, perché come sempre deve essere sempre quello un po' più critico. Le cose che non mi piacciono di questo case in realtà sono soltanto due. Allora, una è il tipo di materiale, perché in realtà è buono, è solido, è tutto, però forse un materiale leggermente migliore, ancora un po' più leggero, avrei preferito, perché c'è parecchio utilizzo della plastica, anche se tante cose le hanno fatte in alluminio, io avrei la plastica la bandirei proprio, però ovviamente poi salirebbe il costo, quindi in realtà questa non è una critica, è una mia considerazione. L'unica cosa che avrei fatto, magari con quei 5-6 euro in più, visto che è un case che costa comunque quasi 200 euro, è darmi una ventola sul posteriore da 14, sì, però anch'essa adesso è la RGB. Lì stai proprio a richiamare, insomma. Ragazzi, fateci sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo video, naturalmente, e se vi è piaciuto il case. Quindi nei commenti qui sotto scriveteci le vostre idee e opinioni, noi saremo ben contenti di leggerle e quando possibile anche di rispondervi. Naturalmente vi ricordo, come avete visto, girare durante il video tutti i pop-up dei nostri vari social, tra cui Instagram, Telegram, Facebook, eccetera. E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciateci un like, da me il buon Fabio è tutto, ci troviamo al prossimo case, abbraccio, ciao.